Ciao a tutti, oggi facciamo il tutorial di taglio al collo con la slug, molto facile e molto veloce. Per iniziare vado a prendere una piccola quantità della slug e vado a girarla nella ciotolina e poi vado a metterla nel posto che ho scelto lì nel collo. Metto una piccola quantità e vado a sistemarla con le dita. Se il taglio è un po' lungo, vado a fare un po' alla volta. Adesso con una spatola vado a segnare il posto dove voglio che finisca il taglio e inizio l'operazione dell'altra parte. Questa regione è piena di piccole vene, quindi non bisogna essere preciso. E soltanto se uno è stato tagliato da un chirurgo, allora no, ma non c'è bisogno di essere un taglio 100% preciso. Adesso prendiamo il sangue artificiale dello slug e lo mettiamo proprio dentro il taglio. Questo è un sangue proprio rosso e io non farò tanta profondità, non darò tanta profondità a questo trucco perché l'effetto che voglio non è tanto profondo, è proprio anche perché per fare una cosa brutta lì in quella regione non è che ci vuole tanto, eh? Non è che ci vuole tanta profondità. Adesso prendo il sangue commestibile della slug e vado a metterlo dentro di alcune aree della lesione. E questo sangue non è tanto scuro, però è un po' brillante, quindi fa il trucco un po' più tridimensionale. E purtroppo nel video non si vede tanto questo effetto è nelle foto, ma dal vivo è veramente bello. Adesso facciamo un close-up per voi e spero che vi sia piaciuto il video. Iscrivetevi al canale per più video e se sei interessato a partecipare del nostro workshop, sarà il 18 di aprile a Milano. Un bacione, Dio vi benedica e ciao!